Ah, questo? Prego i consiglieri di sedersi. Manca Franco. Franco sta qui fuori, ma deve fare una telefonata, penso. Ah, sì? Manca Timi. Prego sedersi. Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri, gentile pubblico presente in sala e pubblico che ci segue da casa. Diamo inizio al Consiglio Comunale, prego il segretario di fare l'appello. Allora, il sindaco Ansideri è presente, poi c'è Enrico Luigi, Provvidenza Giulio, presente, Morettini Valeria, presente, Timi Mauro, presente,
Cairoli Jacopo presente, Renzini Fabrizia presente, Ridolfi Gianluca presente, Bagnetti Antonio presente, Possati Franco presente, Santoni Stefano presente, Carosati Simona presente, assente, Carosati assente, Bonciarelli presente, Furiani Ramona presente, Moretti Federica presente e Rosignoli Marcello presente. Sono 16 in totale, cioè 15 più 1. Beh, date le dimissioni, grazie, del consigliere Moretti. Sì, 15 Casagrande. Più 1 perché abbiamo le dimissioni del capogruppo del PD Casagrande Moretti. Grazie segretario. Scrutatori. Sì, passiamo alla nomina degli scrutatori, nelle persone di Valeria Morettini, Jacopo Cairoli e Gabriella Bonciarelli. Ora do la parola al sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente, buonasera a tutti i convenuti in questa sala. Allora, le comunicazioni del sindaco. La prima è obbligatoria perché abbiamo utilizzato il fondo di riserva per 2.300 euro. Questa cifra abbiamo deciso di destinarla per fare praticamente la verifica di terzo livello, l'indagine geologica per quanto riguarda il nostro ex mattatoio comunale. Siccome, come abbiamo avuto modo di dire anche recentemente, in quel luogo, in quel fabbricato, in quell'immobile, sarà collocata la nostra biblioteca comunale, siccome appunto per la biblioteca comunale sarà visitata da, immagino e spero, parecchi utenti, parecchi cittadini che vorranno appunto accedere, è necessaria questa indagine ulteriore geologica per verificare lo stato del terreno, no? Per poi dopo procedere con le operazioni di sistemazione strutturale e di impiantistica. Quindi abbiamo inteso accelerare i tempi per poi partire, speriamo prestissimo, con la sistemazione complessiva dell'immobile. La seconda comunicazione riguarda la festa dell'Unità Nazionale, che come tutti ben sapete è prevista nel nostro calendario istituzionale per il 4 di novembre. Quest'anno il 4 di novembre cade di martedì, se non vado errato, per cui si è inteso spostarla alla domenica successiva come celebrazione, come manifestazioni per la celebrazione. Avete trovato nella vostra cartellina il programma. Quest'anno coincide questa ricorrenza con anche i 100 anni d'inizio della guerra 15-18, per cui io spero che possano essere tante le persone, i cittadini, che partecipano appunto a questi eventi, perché gli eventi cominceranno alle 9 a Costano, al Monumento dei Caduti, alle 9.30 a Ospedaliccio, alle 10 ci sposteremo qui in via Roma, sempre al Monumento ai Caduti, e alle 10.30 il raduno è previsto davanti alla sede comunale, con poi la deposizione delle corone d'alloro, con poi dopo il breve corteo che ci porterà in piazza, dove il sindaco leggerà alcuni suoi pensieri sulla giornata. Questo è quanto dovevo dire, non la faccio più lunga anche perché abbiamo un ordine del giorno piuttosto nutrito, quindi avvantaggiamoci con il lavoro. Grazie. Grazie signor sindaco. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passiamo al punto numero 1 all'ordine del giorno. Articolo 45,1, decreto legislativo 267 del 2000, verifica in sussistenza cause di ineleggibilità e di incompatibilità per surroga, consigliere comunale e dimissionario. Do la parola al segretario per illustrare la pratica, prego.
come qualcuno saprà, il consigliere Casagrande Moretti è dimissionario dal 21 ottobre. Le dimissioni sono automaticamente, non devono essere accolte, entrano in vigore automaticamente, per cui si è proceduto ad interpellare il primo dei non eletti della lista del PD di appartenenza del consigliere Moretti, signor Stefano Fanini, il quale in data 24 ottobre ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare la carica di consigliere, per cui si è proceduto con il secondo dei non eletti, il signor Borgarelli Pasquale, il quale ha reso in autocertificazione la dichiarazione che non sussistono nei suoi confronti alcune delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dal decreto legislativo 267 del 2000, dal decreto legislativo 235 del 2012 e dal decreto legislativo 39 dell'8 aprile 2013. Per quanto è a nostra conoscenza, quindi, il signor Borgarelli può assumere la carica di consigliere. Se qualcuno di voi ha delle obiezioni o delle osservazioni o conosce dei motivi di incompatibilità o ineleggibilità, può dirlo oggi oppure... Ecco, oppure taccia per sempre, perché no, scherzo, insomma, ecco, poi quando se si viene a conoscenza in momenti successivi per ciascuno di voi e anche di noi è possibile porre in evidenza la incompatibilità o la ineleggibilità nella fattispecie. Se non ci sono interventi, ecco, se qualcuno vuole intervenire in proposito si può procedere alla convalida che fa il Consiglio Comunale, dopodiché se dichiarerete la delibera immediatamente eseguibile il signor Borgarelli potrà entrare direttamente in aula e partecipare alla seduta di questa sera per gli argomenti che seguono. Grazie signor segretario. Adesso aspettiamo un attimo, poi magari ne parliamo. Grazie. Segretario, se non ci sono interventi passiamo subito alla votazione. Per punto numero 1, articolo 45,1, decreto legislativo 267 del 2000, verifica in sussistenza cause di ineleggibilità e di incompatibilità per surroga consigliere comunale dimissionario. Quindi chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, quindi approvato all'unanimità. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità della pratica, così sarà subito esecutiva e Borgarelli Pasquale sarà nominato consigliere comunale. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, è approvato all'unanimità. Quindi in virtù dell'immediata eseguibilità del provvedimento nomino Borgarelli Pasquale consigliere comunale, si può sedere sui banchi del Consiglio. Grazie. Posso? Prego, Sindaco. Anche se non sono il Presidente del Consiglio, mi va e ho piacere di dare il benvenuto a Pasquale Borgarelli. Entri questa sera in una famiglia un pochino eterogenea, se vogliamo, però è comunque una famiglia di amministratori, quindi io spero che la presenza tua in questo Consiglio porti senz'altro delle novità, magari rispetto positivo ovviamente, non negative perché già ce ne abbiamo abbastanza. Io spero che il tuo innesto appunto possa questo Consiglio funzionare meglio, ammesso che sia possibile che funzioni meglio rispetto a quello che è successo sino ad oggi. Il mio è l'augurio appunto che tu possa trovare soddisfazione nello svolgimento di una attività che va a favore della popolazione. Auguri. Auguri anche da parte del Presidente del Consiglio, se vuole dire due parole, prego. Allora, ringrazio il Sindaco per le parole che ha espresso e penso che questo sia lo spirito che contraddistinguerà la mia insomma attività. Quindi un saluto al Sindaco, alla Giunta e ai colleghi tutti consiglieri. Un ringraziamento va naturalmente a Mirko Casagrande che ha svolto con dedizione e impegno insomma, i 5 anni di mandato che ha svolto qui precedentemente. Vorrei poi
comunicare che, come da regolamento, provvederemo nei prossimi giorni alla nomina del capogruppo, e comunicandolo direttamente per iscritto al Presidente. E questa sera il consigliere anziano Moretti farà le veci di capogruppo. Grazie. Bene, grazie. Sì. Quindi trasmetteremo tutte le delibere fino alla nomina ufficiale del capogruppo a Federica Moretti, consigliere del PD. Bene, segni segretario. Grazie, consigliere Pasquale Bulgarelli. Passiamo al punto numero 2. Trasparenza a costo zero, approvazione linee di indirizzo. Do la parola al sindaco per l'illustrazione. Grazie Presidente. Allora, questa pratica è il seguito di quella comunicazione che detti qualche tempo fa e che aveva come oggetto la consegna al sindaco di Bastia di quel braccialetto bianco. Braccialetto bianco che sta a significare l'adesione dell'allora candidato alla carica di sindaco, oggi sindaco eletto, all'adesione appunto a questo progetto previsto e tirato fuori dall'Associazione Libera, Associazione Nazionale. Ovviamente quell'impegno prevedeva anche un qualche cosa di consecutivo, e stasera stiamo proprio per fare questo ultimo passo. Ultimo passo che prevede l'approvazione delle linee di indirizzo per quanto riguarda quella che dovrà essere l'attività da svolgere all'interno del Comune, da parte di tutti, da parte degli amministratori, da parte dei funzionari, da parte dei semplici dipendenti, che vada soprattutto a beneficio della trasparenza. Voglio ricordare a chi ascolta che già questa amministrazione nel 2011, pur non avendo nessun obbligo derivante dalla normativa esistente, ma andando a mutuare comunque una previsione normativa che faceva riferimento o che si riferiva semplicemente alle altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione di quelle dei comuni, delle province e delle regioni, aveva comunque voluto dare un segno tangibile della volontà appunto di rendere un servizio alla cittadinanza nella massima trasparenza. Poi dopo è intervenuta la legge 33 del 2013 e abbiamo fatto ovviamente il passo successivo nel senso di dare ancora maggior trasparenza a tutti gli atti amministrativi di questo comune. Se avete avuto modo di leggere, è stata portata in commissione questa pratica, oltre a quello che prevede già la legge ci sono degli impegni ulteriori, no? Che proprio per effetto di questa adesione a questa iniziativa devono essere rispettati. C'è per esempio una volontà espressa, qui è segnato come impegno in più, di dare la massima divulgazione a tutti i dati e tutte le delibere del Consiglio come della Giunta eccetera. Questo già lo facciamo, dicevo prima, già dal 2011, nel 2013 abbiamo ancora affinato questo sistema. Questo impegno riguarda una ulteriore raccomandazione che fa riferimento alla semplicità di esposizione, quindi non è che i dati non ci sono, però qui c'è la raccomandazione ulteriore che questi dati, pur essendo presenti, possano essere facilmente leggibili da chi magari non ha esperienza o capacità, no, di andare a consultare atti della pubblica amministrazione. Quindi ci sarà, come dicevo l'altra volta, una verifica da parte degli emissari dell'associazione che ha istituito questo, chiamiamolo premio o comunque riconoscimento. Questo era il primo atto, e cioè il Consiglio Comunale, per espressa volontà del sindaco che ha aderito in primis a questa iniziativa, dà il suo avallo a tutta quella che dovrà essere un'azione amministrativa improntata alla massima trasparenza. Grazie signor sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Furiani, prego. Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, alla giunta, ai consiglieri, a chi ci segue qui in questa sala e a chi ci segue a casa.
Niente, io ho preso la parola per dire solo due cose, perché ho partecipato alla commissione, abbiamo insieme visto la pratica, adesso riillustrata dal sindaco. Chiaramente questo è una continuazione di un percorso già iniziato. È comunque importante che in questo momento, ormai che si protrae già da lungo tempo, che la politica faccia uno sforzo e che quindi le istituzioni mettano il più possibile in chiaro e in modo trasparente quello, non soltanto quello che fanno, ma quello che rappresentano e quello che si portano dietro. Quindi credo che sia semplicemente, non tanto per quello che tocca, ma semplicemente perché noi qui stasera ci troviamo ad applicare comunque una norma che ci viene data dal livello nazionale. Quindi ben venga che l'abbiamo recepita e noi faremo la nostra parte. Grazie consigliere Furiani. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo allora alla votazione del punto numero 2, trasparenza a costo zero, approvazione e linee di indirizzo. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, quindi approvato all'unanimità. Passiamo all'immediata eseguibilità della pratica. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, è approvata all'unanimità. Passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno. Modifica al regolamento per l'organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. In questo caso andiamo a modificare l'articolo 44 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e andiamo ad aggiungere un periodo in più dopo il secondo periodo. Già dal Consiglio Comunale del 18 luglio si è parlato di questa modifica, ma non si è arrivato ad una conclusione, quindi ho provveduto a convocare la conferenza dei capigruppo il 30 settembre e dalla conferenza dei capigruppo e dalla successiva prima commissione consiliare del 23 ottobre si è deciso di aggiungere un nuovo periodo dopo il secondo, quindi che riguarda la tempistica di presentazione degli emendamenti relativi al bilancio, ovvero di aggiungere a fine del secondo periodo, dopo la parola adunanza, il seguente periodo: ad eccezione di quelli relativi a tutta la materia del bilancio che devono essere presentati entro 3 giorni lavorativi, antecedenti la data fissata per la seduta in cui tali atti vengono presentati alla discussione, specificandone le motivazioni e gli eventuali mezzi di finanziamento. Quindi andiamo ad approvare questa modifica, dove allunghiamo rispetto agli altri emendamenti che possono essere presentati 24 ore prima, riguardo al bilancio invece dovranno essere presentati almeno 3 giorni prima, e tutti gli emendamenti del bilancio, quindi senza nessuna distinzione. Quindi se ci sono interventi in merito, do la parola agli altri consiglieri. Sì, prego, consigliere Furiani. Allora, intervengo solo perché ero in commissione e questa pratica, come la vediamo questa sera in Consiglio Comunale, non è identica a quella che era venuta in commissione. Innanzitutto ribadiamo che questa è una pratica che viene in Consiglio Comunale dopo degli impegni che ci eravamo presi insieme al Presidente del Consiglio Santoni di modificare questo regolamento, ma al momento in cui siamo andati a vedere la pratica che c'era stata sottoposta in commissione, il consigliere Fabrizio Renzini ha sollevato un punto che secondo lei non risultava sufficientemente chiaro. Chiaramente questo è stato poi integrato per quanto riguarda la questione inizialmente conteneva soltanto atti relativi al bilancio, il consigliere Renzini ha voluto introdurre gli atti del bilancio e tutti quelli connessi o comunque come lo vediamo qui scritto. Quindi niente, questo è comunque il frutto del lavoro che sostanzialmente non tanto è stato fatto in commissione quanto il contributo che è stato portato dal consigliere Fabrizio Renzini. Grazie consigliere Furiani. Se ci sono altri interventi, consigliere Cairoli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, Sindaco, Giunta, consiglieri comunali, spettatori qui presenti, spettatori da casa. Allora, questa proposta di delibera all'ordine del giorno è la prima tappa di un percorso che noi stiamo facendo da luglio e dove la prima commissione, devo dire la verità, che si sta rivelando una buona commissione, dove sono lasciate fuori le questioni più prettamente politiche ed entrano solo in ballo le questioni che attengono al funzionamento, al buon funzionamento del Consiglio Comunale. Questa è una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi, e quindi significa che i consiglieri comunali lavorano per il bene del Consiglio e ci tengono ad avere un regolamento del Consiglio che tuteli i loro diritti, pur essendo consapevoli delle questioni dell'efficacia dell'amministrazione e quindi del governo più propriamente detto. Siamo riusciti a fare un buon lavoro perché l'armonizzazione fra regolamento del Consiglio Comunale e regolamento di contabilità, che è l'obiettivo a lungo termine che ci stiamo dando entro la fine di novembre, sta andando per la giusta strada. Questa è la prima tappa, poi noi dovremo intervenire come amministrazione nella questione del regolamento di contabilità per variare alcune questioni di giorni e interverremo anche nella questione del deposito delle materie di bilancio, che da 10 passerà a 12. Quindi questa è la prima tappa. Fino adesso tutto è andato bene, i consiglieri comunali stanno facendo un lavoro per tutelare le proprie prerogative, soprattutto in materia di bilancio, che è l'atto principale di un'amministrazione, e quindi devo dire che siamo felici per il buon lavoro fino adesso svolto. Ripeto per tutti che questa è la prima tappa di un lavoro che ci vedrà ancora protagonisti. Grazie consigliere Cairoli. Intanto saluto il consigliere Carosati che è arrivato in questo momento, se ci sono altri interventi. Fabrizio Renzini. Buonasera a tutti, buonasera Sindaco, Giunta, consiglieri e presidenti, Presidente del Consiglio. Solo per richiamarmi un attimo a quello che ha detto il consigliere Furiani, la precisazione riguardava sostanzialmente le possibilità di andare ad introdurre anche questo termine di 3 giorni per quanto riguarda gli assestamenti di bilancio. A mio avviso infatti la norma era estremamente lacunosa nel momento in cui parlava in maniera molto generica di bilancio, e quando parliamo di bilancio in termine tecnico molto spesso si intende la presentazione o di un bilancio preventivo o di un bilancio consuntivo. Quindi andare a incidere su tutta la materia di bilancio significa avere una certa garanzia anche per quanto riguarda manovre di assestamento che non sono obbligatorie, come invece per legge è la presentazione di un bilancio preventivo o consuntivo. Quindi era soltanto una specificazione in merito a quello che ho, una precisazione in merito a quello che ho inteso fare in sede di commissione. Grazie. Grazie consigliere Renzini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole all'approvazione del punto numero 3 all'ordine del giorno, modifica il regolamento per l'organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale? Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Passiamo al punto numero 4. Istituzione della Commissione Consiliare Speciale per la revisione dello Statuto Comunale e la predisposizione del regolamento per le consulte. Quindi questa commissione, a seguito dell'approvazione della mozione presentata dal consigliere Rosignoli, commissione che chiedeva di istituire le consulte e comunque di apporre le modifiche allo statuto comunale in merito. Inoltre vedo che è arrivato anche un emendamento
presentato ieri, quindi entro le 24, diciamo entro le 24 ore, quindi come previsto dal regolamento, dove il consigliere Rossignoli chiede anche, oltre all'istituzione della commissione speciale per la revisione dello statuto comunale e la predisposizione del regolamento per le consulte, di rappresentare anche il regolamento per le associazioni, istituire anche un apposito albo comunale. Quindi oltre la commissione consigliare speciale per la revisione dello statuto dovrà provvedere a fare il regolamento per le consulte, a modificare lo statuto e a predisporre il regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo delle associazioni. Quindi questo è un emendamento in aggiunta alla pratica. Quindi ora passiamo innanzitutto alla nomina dei membri della commissione, poi con votazione separata passeremo anche ad esaminare l'emendamento. Quindi la commissione sarà una commissione identica alle altre, con 9 membri, sempre con la stessa proporzione, 6 maggioranza e 3 minoranza. Se ci sono proposte da parte dei consiglieri, prego. Consigliere Timi. Allora, buonasera a tutti. Allora, noi comunichiamo i seguenti nominativi come membri della commissione speciale, come maggioranza: Enrico Luigi, Morettini Valeria, Bagnetti Antonio, Cairoli Jacopo, Renzini Fabrizia e Santoni Stefano. Grazie. Bagnetti, Cairoli, Renzini e Santoni. Santoni. Sì, perfetto. Bene, grazie consigliere Timi. Poi di diritto Rossignoli e Carosati, perché sono gli unici rappresentanti del Movimento 5 Stelle e di Bastia per te. Poi per il PD, PD1. Sì, sicuramente, se lei vuole rinunciare può sicuramente entrare. Però, quindi accetto vostre proposte. Quindi, Rossignoli? Rossignoli, ovviamente, vabbè. Lo dico ufficialmente magari, però lo diamo per scontato, però me lo deve dire a microfono. Quello che dirige la... Buonasera innanzitutto a tutti i presenti e quelli che ci seguono da casa. Sì, ovviamente io mi propongo come membro di questa commissione, anche perché l'ho proposta, ovviamente, quindi... Con l'occasione posso anche spiegare un attimo il discorso dell'emendamento, se giusto io proprio... farei due votazioni, dopo. Sì, facciamo due votazioni separate. Quindi, la sostituzione del consigliere Carosati con altri della minoranza per me va bene. Sì, grazie. Quindi Rossignoli, prego. Buonasera al sindaco, ai assessori e ai consiglieri, al pubblico presente. Per quanto riguarda il gruppo PD, i nostri sono la dottoressa Moretti e Furiani Ramona. Avvocato. Grazie consigliere Bonciarelli. Quindi ci sono altri interventi? Sì. Se non ci sono altri interventi, allora vado a riassumere i membri della maggioranza e della minoranza, quindi i componenti della commissione, che sono Enrico, Morettini, Bagnetti, Cairoli, Renzini, Santoni, Rossignoli, Moretti, Federica e Furiani Ramona. Va bene? Se non ci sono altri interventi passiamo quindi alla votazione. Se siete d'accordo, perché la votazione dovrebbe essere segreta quando riguarda le persone, ma se siete tutti d'accordo la votate in maniera palese. Sì. Insieme, sì. Quindi passiamo alla votazione, allora vedo, sono tutti d'accordo, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, quindi approvato all'unanimità. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. No, alla fine facciamo immediatamente eseguibile la delibera nel suo insieme. Facciamolo nel suo insieme, sì. Allora passiamo, do la parola ora al consigliere Rossignoli, che ha presentato l'emendamento, e preannuncio che ovviamente sarò io all'inizio a convocare la commissione e poi dopo provvederemo alla nomina del presidente e del vicepresidente. Prego. Sì, l'emendamento riguarda più che altro una puntualizzazione.
in quanto nel punto 4 dell'ordine del giorno c'è scritto istituzione della commissione consiliare speciale per la revisione dello statuto comunale e la predisposizione del regolamento per le consulte. Poi visto anche che l'articolo 40 al punto 3 dello statuto comunale dice le consulte sono formate dai membri della giunta comunale, da rappresentanti del consiglio comunale e da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito albo comunale. Quindi ovviamente i membri, quindi diciamo la parte più importante che, a mio avviso, di queste consulte è formata dai rappresentanti delle associazioni del territorio, ovviamente, no? Divise per vari temi. Quindi bisognerà sapere da dove attingere i nominativi di queste associazioni. Lo statuto lo prevede, è un albo comunale, quindi nella revisione dello statuto, nella formazione di questo regolamento per le consulte, secondo me è anche ovvio inserire l'istituzione del regolamento dell'albo, il funzionamento anche dell'albo di queste associazioni del territorio. Quindi con questo emendamento vorrei che il punto fosse sostituito e integrato e così da risultare quanto segue. Istituzione dell'albo delle associazioni e delle forme associative, istituzione delle commissioni consiliari speciali per la revisione dello statuto e la predisposizione del regolamento dell'albo delle associazioni e delle forme associative e delle consulte. Questo è quanto. Bene, grazie consigliere Rosignoli. Ci sono interventi? Consigliere Cairoli. Grazie per la parola, Presidente. Ritengo che l'emendamento sia pertinente e che specifichi meglio tutta la questione, quindi do il mio parere personale positivo all'accoglimento dell'emendamento. Grazie consigliere Cairoli. Consigliere Renzini. Buonasera a tutti, al pubblico in sala che prima non ho salutato, scusate. Preliminarmente ringrazio la maggioranza per aver inserito il mio nome all'interno della Commissione, quindi come membro della Commissione per la revisione dello Statuto e per quanto riguarda il discorso consulte, compreso anche l'istituzione di questo albo delle associazioni che a mio avviso ha notevole importanza in un momento in cui l'associazionismo è estremamente importante e direi anche prolifico, visto e considerato che ci sono molte associazioni sul territorio, e forse istituire un albo è il modo per, come ho già espresso oggi ad alcuni membri della maggioranza, è anche il modo per poter censire quelle che sono le associazioni di nuova costituzione sul territorio che magari non tutti possiamo conoscere. Ringrazio per il mio inserimento perché un po' me l'aspettavo, Sindaco, perché alla chiusura di un cerchio sono contenta che anche il mio nome sia stato fatto. E chiaramente per quanto riguarda il mio intervento all'interno della Commissione, mi adopererò mettendo a disposizione della Commissione anche quelle che sono le mie conoscenze in campo professionale e quindi cercherò di portare avanti le funzioni e comunque gli oneri, anche le responsabilità legate al fatto di essere un membro di una commissione, affinché il lavoro possa essere svolto in sinergia e sempre nell'interesse della cittadinanza. Grazie. Grazie consigliere Renzini. Prego Sindaco. Io volevo soltanto, ma sarà oggetto ovviamente del lavoro della Commissione, far presente che, per come è scritto mi sembra l'articolo dello Statuto, i partecipanti alle consulte debbano essere necessariamente appartenenti o delegati delle associazioni. Però io, insomma, mi sembra una limitazione questa per magari qualche cittadino animato da buona volontà, soprattutto da interesse, da piacere eccetera, di non poter entrare all'interno di una consulta se non attraverso un'associazione che magari non condivide. Quindi io direi è un sassolino che butto ovviamente e spero che possa costituire un ulteriore elemento di riflessione durante i lavori appunto della Commissione. Però esistono delle persone che ormai conosciamo che hanno anche una grossa cultura, adesso faccio riferimento anche a persone che si sono sempre interessate di Bastia, della sua storia, della società bastiola eccetera. Quindi pensare di poter
fare a meno di questi soggetti semplicemente perché non aderiscono, non fanno parte di associazioni, mi sembra molto riduttivo e soprattutto penalizzante per l'intera collettività bastiola. Quindi uno spunto di riflessione per chi andrà dopo a materialmente a redigere quello che sarà il regolamento e il funzionamento. Avvocato Renzini, lei sa benissimo che il sindaco nella composizione delle commissioni si è astenuto su tutto, è stato contento di... Non nella votazione, perché ovviamente ho aderito a quello che è stata la designazione fatta dai vari gruppi. Si è astenuto nel prendere o nel segnalare nominativi per le composizioni. Questo per il semplice fatto che, al di là di questa commissione istituenda, che io spero possa trovare concreto sviluppo e soprattutto possa arrivare con facilità al termine, quindi produrre al più presto questo documento, questi regolamenti eccetera, le presidenze soprattutto, oltre che l'appartenenza o i membri delle commissioni, insomma, non hanno mai rappresentato per me un grosso problema, anche perché, almeno per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni durante la nostra precedente legislatura, c'è stata sempre, anche prima, ricordo già dal 90-95 quando fui consigliere di minoranza, c'è una partecipazione la più completa da parte di tutti i consiglieri, anche quelli che non fanno parte della commissione. Quindi c'è formalmente da esperire una procedura e a questa ci siamo attenuti, però come significato io ho sempre pensato che se uno fa il consigliere comunale, a più commissioni partecipa e meglio è, anche perché non è pensabile che possa avere la sua formazione amministrativa soltanto per un settore, soltanto per alcune pratiche e non conoscerne tutte le altre. Quindi non so cosa fosse riferito l'intervento dell'avvocato Renzini, ma in questo caso proprio il sindaco non c'entra niente. Grazie. Grazie signor sindaco. Vorrei anche ricordare che questa commissione sarà a titolo gratuito, quindi i consiglieri che ne faranno parte non avranno alcun rimborso, né rimborso spese né gettoni di presenza. Quindi questo è da sottolineare, visto che parliamo sempre di cose negative per la politica, ma diciamo anche le cose positive, che faremo a titolo gratuito questa commissione. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, allora andiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, quindi da Marcello Rosignoli, dove chiede di aggiungere un punto numero 4 al punto numero 4 all'ordine del giorno. Presente, siccome modifichiamo la proposta, abbiamo presente il responsabile che ha espresso la regolarità tecnica. Ah sì, è giusto. Scusate, mi sono dimenticato di chiedere al responsabile che è presente se dà parere positivo per la regolarità tecnica. Perfetto, grazie dottoressa. Quindi parere positivo anche da parte della responsabile, quindi andiamo ad aggiungere il numero 4, che è istituzione della Commissione Consigliare Speciale per la revisione dello Statuto, per la predisposizione del regolamento per le consulte e la predisposizione del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo delle associazioni. Quindi chi è favorevole a questo emendamento alzi la mano. Quindi chi è contrario, chi si astiene, è approvato all'unanimità. Andiamo all'approvazione quindi del punto numero 4 all'ordine del giorno, con l'aggiunta dell'emendamento del Movimento 5 Stelle, quindi istituzione della Commissione Consigliare Speciale dello Statuto Comunale a predisposizione del regolamento per le consulte. Diamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene. Quindi approvato all'unanimità. Quindi approviamo. Sì, l'abbiamo approvato. Quindi entro breve, in accordo con i membri, provvederò subito alla convocazione di questa nuova commissione e partirà il lavoro. Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno,
acquisizione aree stradali al demanio dell'ente ai sensi dell'articolo 31, comma 21 e 22 della legge 448 del 1998. Do la parola all'assessore degli esposti per l'illustrazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti, al Sindaco, ai colleghi assessori. Ai colleghi consiglieri, al pubblico presente e a chi ci segue da casa. Allora, la pratica che sottoponiamo al Consiglio Comunale riguarda l'acquisizione. Mi devo avvicinare? Allora, riguarda, infatti lo sento meglio anch'io, riguarda l'acquisizione praticamente a costo zero di un tratto stradale urbano. Spiego meglio il contesto. Noi abbiamo una legge, la 448 del 1998, che all'articolo 31 ha cercato di regolare una situazione molto diffusa nel territorio nazionale, e cioè la presenza di molte strade ad uso pubblico la cui proprietà è rimasta in mano privato. Quindi questa norma, nel tentativo di rafforzare in qualche modo l'interesse pubblico, no, per quanto riguarda la viabilità, ha dato delle indicazioni per consentire l'acquisizione da parte degli enti locali senza nessun tipo di costo, rispettando alcune condizioni, che sono l'utilizzo pubblico ultra ventennale e la volontà da parte del proprietario dell'area, quindi il consenso da parte del proprietario di voler cedere quest'area, sempre chiaramente senza nessun costo. Entrando nello specifico, ci riferiamo a un tratto di 140 metri quadri che fa parte di via Enrico Fermi. Siamo in pieno centro, è una traversa di via Roma ed è la traversa successiva a quella dei Carabinieri, tanto insomma per essere presenti. In data 3 luglio i proprietari dell'area, che sono, ve li leggo perché non mi dire. Allora, i signori Longetti Antonia, Ferrata Maria, Ferrata Luigi, Ferrata Roberto, Ferrata Maria Rosaria, Momi Renzo e Momi Mario hanno manifestato la loro volontà di cedere quest'area all'ente locale. Noi abbiamo verificato, no, la presenza dell'altro requisito, ma è chiaro che via Fermi, insomma, veramente è una strada uso pubblico da molti anni. Non abbiamo curato la manutenzione e la pubblica illuminazione, e quindi l'amministrazione ha inteso, no, dare seguito a questa situazione rafforzando così l'interesse pubblico per la viabilità cittadina. Quindi chiediamo l'approvazione del Consiglio per l'acquisizione dell'area. Grazie. Grazie Assessore degli Esposti. Ci sono interventi? Consigliere Possati, prego. Buonasera a tutti, Sindaco, colleghi consiglieri, pubblico a casa e presente. Allora, di questa situazione nel Comune di Bastia ce ne sono sempre da te vengo. Di questa situazione nelle strade comunali di Bastia ce ne sono tantissime, ce ne sono. Potrei elencare tutte le traverse di via Roma, sono in questa situazione. E ritengo che è vero che è costo zero, ma se un cittadino vuole consegnare la proprietà al comune della strada, perché poi in fin dei conti si tratta di una strada pubblica, deve fare un frazionamento catastale. Frazionamento catastale che può costare intorno ai 400-500 euro. Questo significa che questa è un'eccezione veramente, perché nessuno ha interesse, eh? In questo caso l'area della particella. Ah, ecco, quindi perché io suggerisco proprio, non lo so se c'è la possibilità di trovare un accordo con qualche topografo per fare una ricognizione, perché credo che tutti i cittadini che si trovano in questa situazione, se non sono obbligati o costretti a spendere cifre di questo genere, siano disponibili alla cessione bonaria al comune, perché in fin dei conti loro la proprietà non ce l'hanno. Quindi
La disponibilità non c'hanno, c'hanno la proprietà ma non la disponibilità. Quindi se ci potesse essere una soluzione per evitare al cittadino di spendere i soldi del frazionamento, credo che sanerebbe tutte quante le strade di Bastia, che ripeto sono tantissime. Grazie. Grazie consigliere Possati. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, do la parola all'assessore per la replica. Devo semplicemente rispondere che l'osservazione è sicuramente pertinente. In questo caso il frazionamento era già fatto. Credo però che noi difficilmente, per quanto riguarda le nostre capacità a livello locale, possiamo intervenire. Bisognerebbe comunque far presente la situazione ed è chiaro che ci dovrebbe essere una nuova legge nazionale, perché chiaramente il problema a Bastia è ricorrente, ma se è stata fatta una legge evidentemente il problema è nazionale, quindi dovremmo sensibilizzare probabilmente altri ambiti, altre situazioni per favorire sicuramente questa cosa, perché poi è chiaro che l'uso pubblico in qualche modo elimina alcune problematiche, ma la proprietà sicuramente no, è una situazione diversa insomma per l'ente locale. Grazie assessore degli esposti, dichiaro conclusa la discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono dichiarazioni di voto, visto che non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione del punto numero 5 all'ordine del giorno, acquisizione aree stradali al demanio dell'ente ai sensi dell'articolo 31, comma 21 e 22 della legge 448 del 1998, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, è approvato all'unanimità. Passiamo all'immediata eseguibilità della pratica. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, è approvata all'unanimità. Passiamo ora al punto numero 6. Piano attuativo di iniziativa mista ai sensi della legge regionale 11 del 2005, articolo 22, zona di ristrutturazione R6, piazza del mercato, ditta strutture, esame e osservazioni. Do la parola all'assessore Fratellini. Sì, buonasera. Se mi dice anche come la conferenza di gruppo ha deciso. Mi scusi assessore, allora comunico al Consiglio Comunale che passeremo all'esame delle osservazioni singolarmente, quindi adesso l'assessore esporrà la prima osservazione, diamo tempo 5 minuti ad ogni consigliere per intervenire e 5 minuti ad ogni capogruppo per dichiarazione di voto su ogni osservazione. Quindi abbiamo già fatto una pre-riunione prima del Consiglio Comunale dove i capigruppo hanno deciso questo, quindi siamo tutti d'accordo, mi dispiace non c'era il capogruppo Carosati. No, l'abbiamo fatta 5 minuti prima dell'inizio del Consiglio Comunale, lei era assente, ma all'unanimità insieme anche con il Sindaco abbiamo deciso di stringere un pochino i tempi della discussione, perché sono 4 osservazioni e tutti i consiglieri hanno 10 minuti di tempo dal regolamento per dire la loro, però visto che molti sono anche simili abbiamo detto di stringere un pochino i tempi e di ridurre a 5 minuti per ogni consigliere per la discussione e 5 minuti per diciamo, ogni gruppo per fare la dichiarazione di voto. Quindi prego assessore, allora con la prima osservazione poi passiamo alla discussione della prima. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti presenti, a chi ci sta seguendo da casa, ai colleghi della Giunta, ai consiglieri comunali. Arriva in Consiglio Comunale l'esame delle osservazioni di questo importante piano che la città attende da oltre 40 anni. L'area della Piazza del Mercato è un nodo fondamentale del recupero funzionale del centro storico di Bastia e quindi l'interesse primario dell'amministrazione è quello di porre le basi affinché questa attesa, che ripeto e ribadisco dura da oltre 40 anni, possa avere termine e quindi vedere recuperata quella parte di città, secondo l'amministrazione, è una cosa fondamentale proprio per dare attuazione a quell'idea di linea immaginaria che poi deve essere resa concreta di congiungimento
della zona fiera attraverso l'area Picche, poi attraverso l'area Mattatoio, piazza Mazzini, area Franchi, quindi la direttrice che va in questo senso. Passiamo all'esame delle osservazioni, la prima credo era quella del PD, poi tanto comunque le dovremo fare tutte e quattro. Quindi il gruppo del PD osserva che proprio questo elemento di cui ho parlato in questo momento, il PAIM si colloca al centro di un ipotetico percorso di collegamento tra il centro storico di Bastia e la zona destinazione commerciale denominata Ex Pic, che proseguendo arriva fino al cuore della nostra zona industriale, cioè al centro fieristico. È necessario quindi che all'interno della pianificazione vi sia previsto un percorso, o ancor meglio una serie di percorsi pedonali, ciclopedonali, che nell'insieme si raccordino in forma di complementarietà con le aree limitrofi e strategiche sopracitate. Detto percorso potrebbe essere anche disegnato a ridosso dei corpi edilizi previsti nel piano, così da rendere gli stessi coperti sempre fruibili. Allora, all'interno del piano c'è un'apposita tavola che indica gli ipotetici percorsi pedonali. In questa fase io voglio ricordare che cosa stiamo facendo quando andiamo prima ad adottare e poi ad approvare un piano. Il piano si occupa di individuare le altezze massime e l'ingombro massimo che dovranno andare ad occupare gli edifici. Come potete vedere dalla slide, è puramente semplificative le linee che vedete, perché non è che questa è una forma architettonica del piano, ma lì quelle che vedete rappresentate sono le linee di massimo ingombro, le altezze massime che gli edifici possono raggiungere e quindi le aree, poi la destinazione specifica delle singole particelle delle aree, quelle che saranno previste in cessione, quelle che sono già di proprietà comunale. Quindi è evidente che all'interno del piano c'è la volontà forte di creare questa possibilità di realizzare questi percorsi pedonali, che poi sarà compito dell'amministrazione, non è compito dei singoli attuatori creare una interconnessione tra i vari piani, perché ricordo, l'attuatore si deve occupare delle opere da fare all'interno del piano, del perimetro del piano, così. Quindi chi farà l'area Mattatoio si occuperà dei percorsi pedonali che saranno all'interno di quest'area, l'area PIC stessa cosa. È evidente che sarà compito dell'amministrazione, anche attraverso le previsioni di piano regolatore, individuare questi motivi, queste forme di interconnessione fra i piani. Quindi per quanto riguarda questa osservazione, io credo che sia sufficiente adesso indicare in questo momento la previsione che all'interno ci siano delle aree pedonali che abbiano che creino un sistema organico in grado da consentire il raggiungimento dell'area della fiera in maniera pedonale, quindi senza veicoli. A questo proposito, per esempio, come potete vedere dall'immagine, quest'area è già di proprietà comunale ed è, ad esempio, si potrebbe fare un percorso qui, quest'altra zona è prevista in cessione, non è di proprietà comunale, ma la convenzione ne prevede la cessione, quindi diventerà pubblica, e da questo già si capisce che volendo realizzare un percorso in quella direzione, l'amministrazione potrà predisporlo quando vuole. Quindi su questo io credo che ci siano ampie garanzie all'interno delle NTA del piano per raggiungere questo obiettivo. Priorità delle opere di pubblica utilità avente carattere di valenza generale. Siccome si intravede appena, ci sono una o più opere, non capisco come, perché si intravede appena, cioè è espressamente scritto nel piano che l'attuatore dovrà realizzare tutte le opere di urbanizzazione, dovrà sistemare la piazza del mercato, dovrà sistemare anche e consegnare agibile ed utilizzabile il mattatoio. Quindi è evidente che se ne fanno carico, perché questo dirà la convenzione, quindi non credo che
sia necessario fare un'osservazione in questo senso, perché già la convenzione è molto puntuale, molto precisa, e vedrete quando arriveremo all'approvazione definitiva, il testo definitivo della convenzione stabilirà i tempi e i modi in maniera molto puntuale, stabilirà chi deve fare cosa e quando lo deve fare. Quindi su questo io mi sento di rassicurare gli esponenti del PT. I volumi con destinazione urbanistica pubblica, allora, qui il PD parla della presenza o meno della biblioteca. L'ha accennato prima il sindaco nel suo intervento, quando nelle comunicazioni ha parlato del prelievo dal fondo di riserva, perché nella versione del piano adottato è presente una relazione geologica di secondo livello che per sua natura esclude interventi ad alto affollamento. La Giunta e la maggioranza hanno deciso di ovviare a questa limitazione proprio prima dell'approvazione, quindi quando andremo ad approvare il piano sarà stata presentata anche la relazione di terzo livello, che consentirà all'interno delle zone pubbliche, delle aree pubbliche, dei volumi pubblici, la realizzazione anche di destinazioni ad alto affollamento, in particolar modo la biblioteca. Il PD dice che sarebbe opportuno realizzare la biblioteca nell'edificio adiacente al mattatoio. Noi saremmo estremamente felici di poterlo fare, basta che qualcuno ci trova un paio di milioni di euro, potremmo farlo immediatamente, con grande gioia dell'attuatore, che troverebbe già un acquirente molto solvibile e sicuro, in grado di acquisire la proprietà di quell'edificio. È evidente che questo non è possibile. La scelta, come sempre, ricade con il buonsenso nelle cose possibili che possiamo fare, e quello che possiamo fare è adibire, immagino, a biblioteca l'edificio del mattatoio. C'è già un progetto che prevede, in pianta sono circa 460 metri, ce n'è una parte che può essere adibita anche a soppalco, quindi potremmo raggiungere all'incirca una dimensione di circa 600 metri come riguarda la biblioteca, con all'interno anche una zona per la presentazione di libri, per fare delle conferenze, insomma una specie di piccolo auditorium. Quindi, e sottolineo, questo è previsto proprio nella convenzione, che il recupero del mattatoio peraltro dovrà essere antecedente a qualsiasi altra cosa. Quindi la... Come? Allora, se ricordate il discorso dell'attuazione del piano, la realizzazione del mattatoio va ad assolvere e a risolvere quel dubbio pluriennale che anche nei pareri depositati molti anni fa dall'avvocato Rampini era rimasto comunque un dubbio, perché purtroppo in alcuni casi i pareri legali, si chiedono i pareri legali per avere delle certezze e invece rimaniamo col dubbio. Il parere che c'era a suo tempo dell'avvocato Rampini e quello che poi abbiamo chiesto noi successivamente era un parere che lasciava aperte entrambe le ipotesi. Allora, siccome questa zona di ristrutturazione R6 era stata individuata nel suo perimetro con all'interno una P sull'area attuale del parcheggio della piazza del mercato, una scuola di pensiero affermava che, essendo parcheggio, non esprimeva volumetrie, proprio perché indicato come parcheggio di piano regolatore. Un'altra scuola diceva esprime comunque le volumetrie. Come siamo riusciti a procedere? Lo ricordo, perché così magari anche nell'esame delle successive osservazioni, e questo è un chiarimento che magari non lo ripeteremo, ma se ci sarà motivo lo faremo. Attraverso una stima del dottor Sisti, che è un esimio agronomo specializzato in estimo, è stato valutato che comunque, qualora fossero stati presenti volumi di proprietà comunale, il valore sarebbe stato intorno ai 900.000 euro. Il proprietario
il proponente dell'area ha fatto una proposta all'amministrazione dicendo va bene, io secondo me i volumi non ci sono, ma sono disponibile a realizzare lavori, a dare all'amministrazione un bonus di questo importo. Quindi con un successivo parere legale è stato affermato che il fatto che ci siano o non ci siano i volumi, se comunque la somma eventuale del valore è comunque riconosciuta, non si produce un danno erariale e quindi è possibile andare avanti anche con questa soluzione. Quindi, ripeto, la realizzazione del mattatoio non è altro che il corrispettivo della cessione dei volumi da parte del Comune all'attuatore. Quindi è evidente che prima di poter utilizzare quei volumi dovrà essere effettuato il pagamento, perché altrimenti non si è in grado di fare l'atto dal notaio e quindi l'attuatore non sarebbe in grado di richiedere i permessi a costruire per utilizzare quei volumi. Quindi io mi sento di rassicurare il Consiglio Comunale che ci sarà l'assoluta certezza che prima, peraltro ci sono anche dei passaggi nella convenzione che vedremo in sede di approvazione, che prevedono sicuramente prima del rilascio dell'agibilità il completamento delle opere di urbanizzazione. È evidente che i cantieri potranno procedere parallelamente. La piazza viene divisa in due stralci, in più stralci di intervento, ma la cosa primaria, la prima cosa che andrà fatta è la realizzazione e il recupero del mattatoio, che ribadisco verrà consegnato agibile in tutte le sue parti, quindi non come era stato ipotizzato nella precedente adozione, che era stata fatta peraltro in giunta, la precedente versione del piano, che prevedeva i 600 metri di biblioteca da realizzare sulla piazza, peraltro dovevano essere acquistati al prezzo del valore del grezzo, poi bisognava anche ultimarli, quindi era evidente che sarebbe stato molto complicato poterli fare. Il parcheggio coperto sotto la piazza del mercato, io rispondo in due parole, è evidente che se fosse stato possibile realizzarlo sarebbe stato molto meglio, però dobbiamo essere realistici. In realtà non è la problematica della realizzazione, perché ecco, non possiamo ragionare come ho sentito in alcune argomentazioni, che dice ma sì, ma in fondo 2,5 milioni in qualche modo si potevano trovare, li poteva mettere il Comune. Allora, il piano finanziario che abbiamo esaminato e che ha indotto l'amministrazione a recedere, più che altro anche l'attuatore, a recedere dalla decisione di fare lì sotto un parcheggio, erano gli enormi costi di gestione e di manutenzione, ed era chiarissimo, pur avendo l'amministrazione dato la disponibilità di mettere a disposizione gli introiti derivanti dai parcheggi blu che erano esterni e che attualmente sono in vigore a Bastia, e che peraltro questa amministrazione ha intenzione di ridurre proprio per cercare di migliorare la fruibilità dei negozi dell'area, del centro. Quindi in questo periodo storico, in questa crisi, secondo noi è più importante lasciare libero accesso e quindi togliere, anche seppur è €1, €1,30 il costo di un parcheggio a pagamento, per dare comunque una mano, aiutare un po' la ripresa dell'economia, riteniamo importante limitare al massimo i parcheggi blu. L'ipotesi del parcheggio sotterraneo in realtà prevedeva che nel raggio, l'attuatore diceva di 2000 metri, ma comunque nel raggio di 500 metri sicuramente poi alla fine uno doveva comunque prevederlo, non sarebbe stato possibile anche con altri piani realizzare parcheggi gratuiti. Questo voi capite che avrebbe da una parte reso problematico proprio il fatto che i parcheggi blu intorno al centro sarebbero stata una cosa pressoché asfissiante, e comunque per 40 anni, e comunque nonostante questo, io questo lo voglio sottolineare, nonostante questo non c'erano le garanzie per poter
reggere dal punto di vista economico la gestione di questi spazi. Quindi è un discorso che per questi motivi è stato accantonato, quindi anche su questo credo di aver risposto. Anche sull'intersezione con l'area dei piani limitrofi ne ho parlato in precedenza. Eventuale totale onere delle opere di urbanizzazione, ipotesi di scomputo degli stessi, l'ho già detto, lo scomputo va a servizio, cioè gli oneri che saranno scomputati. Allora, in prima istanza abbiamo il bonus che ha proposto l'attuatore e che va a compenso delle volumetrie, serve per la sistemazione del mattatoio. Per quanto riguarda la sistemazione della piazza, si interverrà attraverso la monetizzazione degli standard, la monetizzazione parziale degli standard, la cessione di un'area di 500 metri, ma è un importo molto, molto piccolo, e lo scomputo degli oneri di urbanizzazione. Questo comporterà comunque un altro importo intorno a 1 milione di euro e sarà comunque utilizzato tutto all'interno di quell'area. Quindi io credo che anche questo all'interno della convenzione sia molto chiaro, così come il cronoprogramma di attuazione e lo step di intervento. Pianificazione di ingombro con edificato dell'attuale piazza del mercato. Beh, qui leggo una cosa che probabilmente a chi ha scritto questa osservazione è sfuggita, però non è vero quello che c'è scritto. Per molti anni le amministrazioni si sono succedute nel tempo e hanno lasciato questo spazio libero da ipotesi di ingombro con nuove previsioni di volumi. Non è così. Non è così, anzi, le ipotesi che erano state fatte ed approvate addirittura, c'è stata un'approvazione degli anni 90, erano assolutamente invasive sulla piazza, ma erano delle scelte urbanistiche che probabilmente per l'epoca potevano andare. Quindi questa affermazione io non me la sento di condividerla, perché insomma, l'immobile che noi andiamo a fare su via 4 novembre rispetto a quelli che erano previsti dalle precedenti versioni del piano è assolutamente di minore impatto. Poi qui si parla anche di una riduzione. Questo tipo di visione dell'entrata verso la città potrebbe essere importante come linea di collegamento commerciale, ma sicuramente se ne rende necessaria la riduzione dei volumi previsti attraverso una redistribuzione degli stessi all'interno del PAIM. Quindi questo però dal punto di vista progettuale è stato verificato. Non fare quell'edificio sulla piazza creerebbe dei problemi realizzarlo da un'altra parte. Quindi sulla questione di via Salvatore Allende è l'amministrazione che dovrà occuparsi di prendere in carico quella zona, però insomma in 5 anni ci sono state delle difficoltà e che continuano a permanere, perché quell'attuazione che è stata fatta a suo tempo presenta degli aspetti di non facile soluzione. Quindi bisognerà arrivare comunque ad un accordo, a una mediazione con i condomini che dovranno cedere quella zona, non solo via Salvatore Allende ma anche via Olaf Palmen è nella stessa condizione. Ritorniamo al discorso che è stato fatto in precedenza con l'acquisizione di quella strada di cui ha parlato l'assessore, la dottoressa degli esposti. Quindi è intenzione da parte dell'amministrazione poter sistemare anche questa zona. Comunque l'accordo con l'attuatore è di fare l'intervento su via Salvatore Allende e chiaramente anche nella parte che non è di proprietà comunale, ma che sicuramente non può essere imputata nel computo, diciamo, ma è interesse loro sistemare l'intera zona. Quindi via Salvatore Allende verrà riqualificata per intero. Per il momento io mi fermo qui, poi casomai nella replica.
Grazie assessore Fratellini. Quindi è aperto il dibattito. Chi vuole prendere la parola? Prego, consigliere Renzini. Grazie Presidente. Vorrei esaminare un momento la situazione di questo piano attuativo e capire la mia posizione, che è stata coerente nell'arco di questi ultimi anni. Per quanto mi riguarda, come ex assessore, ho deliberato soltanto in giunta a dicembre del 2012 l'adozione del vecchio piano, cioè della vecchia versione. Tutti sapete che questo piano nasce dall'inizio addirittura con una versione originaria che era una foglia al centro della città con dei terrazzi o giardini pensili in cima, poi è stato adottato in maniera diversa nella seconda versione, che prevedeva, come ha ribadito l'assessore Fratellini, un parcheggio seminterrato da attuare col project financing, accompagnato da una biblioteca che invece era allocata al primo piano di quell'edificio che vediamo su via 4 Novembre. E lì io adottai in giunta questo piano, quello che aveva il parcheggio seminterrato e aveva la biblioteca in edificio separato. Ora mi trovo nei banchi del Consiglio Comunale a dover decidere in merito a delle osservazioni che sono susseguenti alla terza versione adottata, ovvero quella che è stata adottata allo scadere della prima consigliatura Ansideri e che prevede quindi la soppressione del parcheggio interrato e prevede altresì la, chiamiamo, riallocazione della biblioteca non più in edificio separato che in primis era destinato esclusivamente a servizio della collettività, e quindi parliamo di biblioteca ma possiamo parlare anche di sale conferenze, possiamo parlare di centri espositivi e quant'altro, viene oggi allocato, come ci dice l'assessore Fratellini, presumibilmente all'interno dell'area attuale mattatoio, dove ci verrà, come appunto riporto le parole dell'assessore, ci verrà messo l'auditorium, la biblioteca, la sala convegni, ci vogliamo mettere anche una sala da ballo. Allora, che cosa voglio dire in questo? Che io non sono mai stata favorevole a questo piano, perché a mio avviso, quando l'assessore Fratellini mi dice che la città di Bastia attende da 40 anni questo piano, io mi chiedo cosa la città di Bastia attende. A mio avviso la città di Bastia attende un'area all'interno e che fa da filtro a quella che è l'attuale Piazza Mazzini, che si trova all'imbocco principale della nostra città, che sia fruibile da tutta la cittadinanza. Quindi può essere una piazza dove tutti possiamo passeggiare, può essere una biblioteca in cui andiamo tranquillamente a leggere, può essere una sala espositiva che noi usiamo per delle mostre anziché prendere a noleggio tutte le volte l'angusta sala delle monache benedettine in via Garibaldi e quant'altro. Quindi abbiamo tolto servizi. Ne convengo che in questo periodo di grave recessione economica i costi sarebbero stati molto alti, e qui convengo che tutto sommato ci sta che il parcheggio seminterrato non sarebbe stato sostenibile sotto il profilo di un'attuazione economica da parte, appunto, scusate la ripetizione, dell'attuatore. Però per quanto riguarda i servizi ho delle remore. Perché ho delle remore? Perché qui abbiamo scelto, e dico l'abbiamo scelto, di monetizzare gli standard, perché è vero che è permesso, ma permettere significa che c'è una facoltà, non è che il comune necessariamente deve obbligare l'attuatore a monetizzare. Abbiamo scelto di farlo. Per fare che cosa in più? Questo non è stato detto stasera. Per far riferimento alla legge citata, che è la legge regionale 11 del 2005, che all'articolo 31 espressamente prevede che quando un piano di questo tipo, che comunque non va in variante al PRG, possa consentire all'attuatore un aumento del 10% della destinazione originaria. Quindi vuol dire che noi abbiamo aumentato in questo caso del 10% la superficie commerciale. Quindi se prima avevamo 1000 metri cubi, adesso ne possiamo avere 1100, per fare l'esempio numerico. E non mi si venga a dire che il commerciale ce n'era di più, perché quello che era stato previsto nell'area Franchi era stato solo momentaneamente, c'era una clausola che poi lo riportava indietro nel momento in cui sarebbe partito Franchi, e Franchi abbiamo visto che è andato in adozione. Allora, per tutto questo, per dire che cosa? Questo, è vero che Bastia si aspetta questo piano, perché quella lì comincia a essere una zona di degrado, ma è anche vero che Bastia non ne può più di residenza o di commerciale, gli appartamenti sono sfitti, i negozi, se non vengono
comprati o comunque aperti, e non mi dica l'assessore che questo è un problema dell'attuatore, avere le saracinesche chiuse di un negozio è un problema per la città, perché porta degrado, porta microcriminalità e porta un senso di disaggregazione che invece noi dobbiamo avere. Terzo punto che secondo me è fondamentale. Noi abbiamo un evento che è il Palio di San Michele, alla mia età, 62, settembre 62, stesso mese, stesso mio anno di nascita. Allora, il Palio di San Michele, noi svolgiamo la lizza in piazza Mazzini, con tutte le problematiche e i costi che questo comporta per montare ogni volta una tribuna, con un notevole problema per farlo combinare con il mercato, con le esigenze dei commercianti. Concluda, sono terminati 5 allora, minuti. Scusate, 2 minuti. Abbiamo detto di essere elastici su T5, no? Sì, beh. Però allora, voglio dire, questa poteva essere la grande occasione per fare di quella piazza anche l'arena del Palio. Noi avremmo tolto il Palio da piazza Mazzini, avremmo consentito una più agile ristrutturazione della piazza con un arredo urbano che non deve essere mobile, come qualcuno ha voluto dire, come se noi metti alle panchine, no, poi ci metti alle ruote, quando ci sono le manifestazioni le tiriamo via, e che è il palco di un teatro, che facciamo? Le quinte le togliamo, le mettiamo? Allora, questa poteva essere l'occasione per una festa come quella del Palio di avere una sua nuova collocazione e ridare lustro, che ce n'ha davvero bisogno, all'arredo urbano della nostra piazza Mazzini. Quindi, siccome io sono in maggioranza, concluda. Io certo, e sto concludendo, io le osservazioni, alcune di queste sinceramente mi sento di accoglierlo per essere coerente, perché già lo fui coerente nelle riunioni quando esaminammo questo piano. Quindi io questa sera non ostacolerò lo svolgimento del lavoro della maggioranza, però io prego il segretario comunale di inserirlo a verbale che io non parteciperò alle delibere riguardanti le osservazioni, perché questo piano, anche se è 40 anni che la città lo attende, ce lo teniamo sul groppone per 200 anni, e un domani, quando lì ci sarà solo residenza e commercio, io potrò dire con grande soddisfazione che io stasera non c'ero. Grazie. Grazie consigliere Renzini. Ci sono altri interventi? Consigliere Furiani. Vi chiedo un po' di pazienza, perché per me trattare questo argomento è particolarmente complesso, oltre che affrontare questo consiglio comunale, perché per me è iniziato il primo consiglio comunale senza un'importante spalla dal punto di vista della preparazione del lavoro del Consiglio Comunale, quindi senza Mirko Casagrande. E se è vero che le difficoltà comunque fanno crescere, penso che questa sera, affrontando sostanzialmente questo argomento particolarmente tecnico, io crescerò molto, perché mi sento estremamente diciamo non in difficoltà, ma tesa. Quindi vi chiedo pazienza per quanto riguarda l'articolazione di quello che saranno le mie risposte, l'illustrazione delle nostre osservazioni, delle osservazioni del Partito Democratico riguardanti questo piano. Parto dalla prima espressione dell'assessore Fratellini, che più volte l'ha ribadita, e cioè che questo piano arriva in Consiglio Comunale dopo 40 anni di attesa. E su questo mi sento di convenire con quello che ha detto prima di me il consigliere Renzini, perché non sempre cioè noi dobbiamo tutelare l'interesse pubblico, sempre. Questo è il nostro dovere. E io non credo che l'elemento del tempo in questo caso, cioè aver aspettato 40 anni, ha portato un danno alla collettività, se il risultato dopo 40 anni è un piano che ci toglie definitivamente l'unico spazio aperto e abbastanza grande nella nostra città rimasto ancora libero. Io ho imparato e ho ascoltato dai miei nonni quello che era perché non me lo ricordo, quello che era l'identità storica di questa piazza e perché si chiama Piazza del Mercato.
si chiama Piazza del Mercato, penso la maggior parte dei presenti in sala sono più grandi di me e quindi probabilmente tutti si ricorderanno, sapranno che questa piazza si chiama così perché era il luogo del mercato, dove veniva il campo, esatto, campo del mercato, perché veniva utilizzato per lo scambio e per il mercato del bestiame, del prodotto che veniva dai nostri campi, dalle nostre campagne e via dicendo. Con questo piano noi oggi che cosa facciamo? Anzi, voi che cosa fate? Praticamente annullate quello che è l'aspetto storico di questa piazza. Noi non avremo più una piazza, non avremo più uno spazio aperto, perché non avremo più dei parcheggi. È vero, oggi sono dei parcheggi, oggi è un parcheggio, ma sopra il parcheggio non c'è niente, per cui è completamente diciamo vergine dal punto di vista del costruito e lascia a chi viene dopo di noi di poter progettare degli spazi aperti e non l'ennesimo diciamo edificato e non l'ennesimo ingombro. Questo per rispondere ai 40 anni di attesa. Se dobbiamo aspettare, se abbiamo aspettato 40 anni e il prodotto è questo, credo che sia opportuno aspettarne altri 40, qualora se è questo il risultato. Io lì avrei visto uno spazio aperto. Già ho fatto? Ah, vabbè, allora non mi dilungo, vado avanti. Per quanto riguarda il discorso della connessione di questo piano, io, guardate, io ho un sospetto. Voi avete adottato e approvato alcuni piani che precedentemente non erano stati adottati e approvati, o forse adottati e non approvati. Bene, io credo che questa amministrazione, questi 10 anni di amministrazione, salvo inciampi, che non sono esclusi, mi sembra di capire, passerà alla storia come l'amministrazione che ha adottato tanti piani, che ha approvato tanti piani, e che probabilmente non vedrà un metro cubo costruito. Questo perché? Non perché c'è un problema di proprietà. Concluda. Oggi esiste una profonda crisi. E siccome esiste una profonda crisi, credo che l'obiettivo di un amministratore pubblico che tutela l'interesse generale e l'interesse pubblico non è quello di mettere nel mercato ulteriori metri cubi, cioè un discorso quantitativo, ma credo che debba privilegiare il discorso qualitativo, che qui non c'è. Perché ritengo che non c'è, assessore, posso esprimere quello che penso? Soprattutto credo che in un contesto in cui questa amministrazione da 5 anni insieme all'architetto Castelli sta lavorando ad un piano regolatore generale, continuare ad approvare piani fuori dal piano regolatore che voi stessi state elaborando, io voglio sapere lì dentro che c'è l'architetto Castelli che lavora sul piano regolatore, ha mai espresso un parere sui piani che voi state approvando? Gli è mai stato chiesto che cosa ne pensa? Ha mai partecipato a questi lavori? Anche solo per un consiglio, visto che è quello che sta disegnando il futuro di questa città, e mentre lui disegna il futuro della città voi approvate dei piani in variante all'attuale piano regolatore che voi stessi volete superare. Questo, gli altri sì. Bene. Grazie. Grazie, consigliere Furiani. Consigliere Carosciati. Vai. Buonasera a tutti i presenti, tutti quindi i colleghi del Consiglio, la Giunta, il Sindaco e a chi è ospite qui della sala comunale, della casa comunale e a chi ci segue da casa. Volevo fare il mio intervento dopo perché ci saranno comunque le mie osservazioni, ma voglio, dato che sono stati messi sul piatto diciamo vari argomenti, cercherò di dare il mio contributo in questo momento, perché io credo che è molto importante quello che è già stato detto, io ribadisco, e che è presente nelle osservazioni che io ho presentato come gruppo Bastia per te, il fatto che c'è stata una monetizzazione degli standard, e vorrei sottolineare il fatto che l'ufficio tecnico ha sottolineato questa cosa nella sua relazione e ha anche sottolineato il fatto che rimandava questo tipo di
di responsabilità al Consiglio Comunale. Io come consigliere comunale, quindi lo sottopongo agli altri, maggioranza e minoranza, credo che questo tipo di monetizzazione degli standard, che è pari a 900 metri quadrati di parcheggi e 1000 circa, insomma, l'incirca, di verde, non debba essere accettata, perché questo significa comunque permettere che vengano meno un'area di verde che può essere in maniera diversa, diciamo, fruibile dalla cittadinanza, e vengono meno comunque un certo numero di parcheggi, intorno circa ai 40, che non sarà tantissimo, ma sicuramente è meglio di niente. E a questo mi riaggancio sottolineando il fatto che ancora oggi, questo lo vedremo dopo nelle osservazioni di Confcommercio, è sottolineata l'importanza della presenza di un parcheggio in quell'area, e loro chiedono ancora un parcheggio seminterrato. Ok, non si può fare, ci sono problematiche, questo lo possiamo anche condividere, però andiamo comunque a ridurre il numero di questi parcheggi in un'area dove, nel centro storico, come è scritto anche nelle osservazioni dell'ufficio tecnico, già c'è un certo grado di carenza. Quindi secondo me questo va valutato, bisogna tenerne conto, come bisogna assolutamente tenere conto del fatto che, anche a mio avviso, Bastia non ha necessità di tutto questo spazio commerciale, e non so poi come la vedano proprio i commercianti del centro storico, che tra l'altro deve essere andato a rivitalizzare, ristrutturare, rilanciare anche attraverso questo quadro strategico di valorizzazione, e pertanto credo che ci sia diciamo poca lungimiranza nell'attuare questo tipo, nell'adottare un tipo di piano che prevede invece questa grossa volumetria destinata al commerciale. Ancora io ho sottolineato il fatto nelle mie osservazioni che per 10 anni, perché questo è scritto, no, nei contratti, quest'area di Bastia, che è il nodo centrale, vedrà questo tipo di lavori in corso, e quindi, ancorché sarà possibile diversificare magari i cantieri, comunque sia va tenuto conto che questo tipo di azione darà un impatto importante al nostro, insomma, al nostro centro. Tra l'altro ci sono anche ancora grosse volumetrie per quanto riguarda il residenziale, e sappiamo benissimo oggi come è la situazione a Bastia, quanti appartamenti sono sfitti, e io non vorrei che questo fosse, diciamo, l'ennesima non vorrei dire buco nell'acqua, però l'ennesima costruzione di strutture che poi rimangono non utilizzate, perché è verissimo quello che diceva l'assessore Renzini, che non c'è cosa peggiore dell'avere una struttura costruita, ma anche adibita al commerciale, ma che ha le vetrine cosiddette spente, perché questo creerebbe nel centro della nostra Bastia una situazione assolutamente non voglio dire utilizzare la parola grado, perché non è detto che ci sia, ma comunque sia di povertà culturale, di non utilizzo. Tra l'altro, ancora sottolineo il fatto che l'aspetto del verde che viene considerato in questo piano è un verde parcellizzato, poco fruibile dagli utenti e dai cittadini, perché prevede delle aiuole isolate tra di loro. Ci sarebbe ancora tanto da dire, per esempio la viabilità, confluisce tutto verso una via che è la via Veneto, che è assolutamente già molto ingolfata oggi, quindi voglio dire, ci sono veramente tanti argomenti che ci devono far riflettere come consiglieri comunali prima di andare ad esprimere una volontà di negare magari queste osservazioni, che secondo me sono assolutamente legittime. Non va dimenticato che la via 4 novembre è la via di accesso a Bastia, e entrare da via 4 novembre e trovarsi sulla sinistra una struttura così lunga e alta, mi sembra 5 metri dicevamo anche in circa, adesso non è sicuramente 7 metri, una cosa adesso non mi ricordavo precisamente, non è sicuramente un impatto estetico che può giovare e dare un beneficio alla nostra città. Grazie. Grazie consigliere Carosati. Consigliere Timi. Buonasera nuovamente a tutti.
Ma io volevo dire questo, in questi anni si è costruito tanto a Bastia, in questi ultimi anni forse meno, ma negli anni passati si è costruito tanti, migliaia e migliaia di metri cubi, e c'erano anche delle disponibilità economiche, e non mi sembra che sia passata per la testa a nessuno l'idea di costruire una piazza o di rendere la piazza del mercato attuale con le caratteristiche che oggi si richiedono. Noi crediamo invece che questo progetto urbanistico vada invece a riqualificare una zona che nel tempo ha perso il suo ruolo urbano e relazionale di porta della città. Oggi è un parcheggio fondamentalmente neanche delimitato da niente, perché praticamente è attiguo a delle strade adiacenti, non ha una sua pavimentazione, non ha un arredo che lo caratterizza, per cui viene visto solo come un parcheggio dove uno parcheggia la macchina e se ne va, quindi non certo come spazio aggregativo o di incontro. Non scordiamoci anche che c'è una struttura che è l'ex mattatoio, che in questo momento è in totale stato di abbandono e di degrado, con un'area intorno che è diventata ricettacolo di sporcizia e di rifugio per animali di vario genere. Con questo intervento riqualificheremmo questa struttura, ci sarebbe la possibilità di inserire la biblioteca, una biblioteca che, come abbiamo sentito, si parla di circa 600 metri quadrati, che potrebbe essere veramente uno spazio vitale per l'attività culturale a Bastia e che sia funzionale anche per esposizioni oppure per presentazioni di libri o quant'altro, cosa che in questo momento non c'è, perché sappiamo tutti dove è collocata la biblioteca. All'interno del piano ci saranno, poi lo dirà anche meglio l'assessore Fratellino, ci sono altri spazi utili alla collettività. Beh, io penso che se parliamo con un cittadino e gli prospettiamo una situazione come quella attuale, un parcheggio fine a se stesso o una riqualificazione di un'area che comunque prevede obiettivamente delle opportunità per i cittadini, io penso che comunque la volontà sia quella di andare avanti con questo piano, anche perché, vista l'aria che tira, io non credo che anche in futuro ci siano aziende disposte ad investire ancora nel settore dell'edilizio e nel territorio. Quindi prima di dire di no, voi dite prima di dire sì, pensateci. Io dico, prima di dire di no, pensiamoci bene, perché questa, secondo noi della lista Desideri, è un'opportunità unica, forse irripetibile. Quindi pensiamoci bene prima di dire di no. Grazie. Grazie consigliere Timi. Consigliere Possati. Grazie signor Presidente. 5 minuti sono troppo pochi, andrò molto veloce. Chiedo scusa se sarò anche troppo sintetico. Comincio dalla fine, sono d'accordo a questo progetto. Allora, ho sentito parlare di piazza. Signori, la terminologia piazza è un'altra cosa. Intanto si chiama campo del mercato. E devo dire anche che la evoluzione di Bastia che c'è stata, gli ingressi a Bastia quando era il nucleo centrale erano Porta Romana e Porta Firenze. L'uscita verso Santa Lucia andava verso la campagna e l'uscita verso di qua non andava verso da nessuna parte, perché andava al campo del mercato, al mattatoio e al montacarichi del bestiame, che ancora c'è, dove c'erano gli sterchi del bestiame e la paglia, perché c'era il carico e lo scarico del bestiame. Quindi non possiamo parlare di piazza, ma parliamo di campo. Si è evoluto, Bastia è diventata grande, la superstrada ci ha fatto scoprire, scusate il termine, il dietro di Bastia, la parte più brutta. Oggi è diventata anche un tantino meno brutta perché i gallinai dei Petrini sono spariti,
ma se no era l'ingresso, che è diventato l'ingresso principale di Bastia, l'ingresso più puzzolente. Io mi sono battuto tante volte per dire che bisognava ricostruire questo ingresso e ho sempre definito il campo del mercato, dopo la partenza del foro boario e del mattatoio e quindi delle montacarichi del bestiame, è diventato un campo asfaltato per mettere le macchine, ma non chiamatela ancora piazza, perché signori miei, noi altri viviamo in Umbria, viviamo in Italia, le piazze le conosciamo, la piazza non è altro che un contenitore, non è un campo asfaltato fine a se stesso, è delimitato da degli edifici. Quindi personalmente questo progetto a me, da un punto di vista di impianto urbanistico, perché noi altri non stiamo analizzando oggi l'architettura, noi altri oggi analizziamo l'impianto urbanistico e io mi sento di definirlo ottimo, tutto è perfettibile. I progetti ne sono stati fatti tanti e ogni volta diventavano più perfettibili. Io dico che è ora... Chi è che ha parlato di 40 anni? Io non vorrei aspettare altri 40 anni perché non ci sto più. Quindi vorrei vedere una volta per tutte l'ingresso di Bastia che sia un ingresso decente. Dopodiché ho sentito parlare, io mi sembra la fantascienza, mi dispiace che la collega Renzini sia uscita, ma ha parlato della piazza della Lizza. Cioè c'è tanta gente che parla della festa di Bastia oggi, io ne parlo dall'inizio e facevo parte dell'Istituto Verità e Vita quando Don Luigi l'ha fondato e ho organizzato la prima festa, dopodiché ne ho organizzate tante. Personalmente la Lizza dalla piazza non si è sposta, non pensiamo di andare da qualche altra parte, è come dire che il Palio di Siena non si fa sulla piazza di Siena, è la stessa cosa. Lasciamo perdere. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa e qui finisco perché sennò se parliamo di viabilità, di ingorgo, signori miei, un minuto, la viabilità, l'ingorgo, se voi altri analizzate il traffico di Bastia, è uno spostamento da nord che c'è la residenza e va a sud perché lavora e quando ha finito di lavorare ritorna a nord alla residenza. Le vie di comunicazione che fanno questo spostamento, quali sono? Quelle di 80 anni fa, via Firenze, la circonvallazione di Bastia, via 4 novembre. Se il sottopasso di via San Rocco fosse stato fatto in via Irlanda, la gente che dalla zona industriale andava a Borgo Primo Maggio non passa per il centro di Bastia e per via Firenze, ma faceva la circonvallazione di là e andava di sopra. Quindi non diciamo che lì c'è l'ingorgo, c'è l'ingorgo perché finché non facciamo le infrastrutture quelle che servono, l'ingorgo ci sarà sempre. Un'ultima annotazione, e questa qui è una precisazione, non mettiamo il vincolo della biblioteca, perché se poi la biblioteca arriva allo sceicco che ce la fa di qui da Petrini con tutta la multimedialità eccetera eccetera, dobbiamo fare una variante al piano regolatore per dire che di lì la biblioteca non c'è stata, viene spostata e ci mettiamo una sala da ballo. Io dico, è una struttura pubblica, la destinazione la sceglierà il Consiglio Comunale di volta in volta, non vincolare l'edificio prettamente a biblioteca. Eh? Sì, quello sì, però la destinazione... Allora, faccio i lavori per farci la biblioteca, ma se domani per dire io la biblioteca la sposto da un'altra parte, devo fare una variante al piano perché ho spostato la biblioteca, la scelta basta che è un'area a servizi. Non vincolarla proprio alla definizione della destinazione. No, vabbè, ho detto, questa è una precisazione. Dopo, bene, concludiamo, poi magari concludo, in altro modo. Per quanto riguarda il parcheggio sottostrada, le condizioni economiche a suo tempo ce ne sono state tante e poteva essere fatto. Oggi non ci sono le condizioni economiche per farlo. Se domani Bastia ritorna alla grande, come è stata 20 anni fa o anche più, che quindi c'è la ricchezza per farlo, la piazza ancora c'è, quindi potremmo andare sotto e farlo uguale. Grazie. Grazie consigliere Bossati. Consigliere Usignoli.
Sì, volevo aspettare l'esame delle mie osservazioni, ma faccio un'introduzione perché l'hanno fatta tutti, quindi la faccio, è bene farla, penso. Ovviamente qui stiamo ad analizzare le osservazioni al piano R6. Come ci ha spiegato l'assessore Fratellini, le osservazioni devono essere pertinenti, quindi devono riguardare il perimetro, cosa c'è all'interno del perimetro di questa, di questo PAIM. Che, scusi un attimo, consigliere Casagrande, Rossignoli, se ho capito bene, si deve attenere all'osservazione che stiamo osservando in questo momento, non alla sua. Adesso... Lo so, no, io, però andrò fuori tema, perché tutti sono andati fuori tema. Sì, no, per carità, però avremo modo dopo di parlare anche della sua. No, tutti hanno parlato di viabilità, quando ci ha spiegato l'assessore che non è pertinente parlare di viabilità. Però, ovviamente l'hanno fatto tutti, lo faccio anche un'analisi anche, diciamo, politica e sociale, un po' più ampia. Non sono abituato ad andare fuori tema, però è lecito parlarne, perché poi, passata questa fase, io come consigliere comunale di opposizione non potrò più dire la mia, sarò, diciamo, quindi questa è la mia ultima occasione. Non l'ho detta prima quando è stato adottato il piano, no? Perché non ero presente in consiglio comunale, quindi poi, una volta bocciate tutte le osservazioni, poi avrà un suo procedimento del quale io forse non parteciperò, no? Il consigliere Possati ha detto: questa non è una piazza, è un campo. Ma se tutti i cittadini di Bastia lo chiamano piazza, significa che nel tempo il cittadino di Bastia la sente come una piazza. E io l'ho sempre vista come una piazza, l'ho sempre sentita come una piazza. C'è un luogo di incontro dove c'è uno scambio di idee, di commerci, di cose, ma comunque è una piazza viva. Come? C'è un mercato. È uno spazio aperto, è uno spazio aperto con delle opportunità. Ma io ripeto, non sto criticando né, diciamo, le perequazioni, non sto criticando le monetizzazioni, non sto criticando le volumetrie, le percentuali, e capisco anche che è un'occasione per Bastia, è un'occasione che forse, persa la quale, insomma, forse non ce ne saranno altre. Quindi mi metto anche, diciamo, nei panni di chi, come amministratore, deve far crescere questa città, deve farla anche lavorare. Però questa è un'occasione. Siete sicuri che state veramente cogliendo questa occasione per il futuro, che fra 20 anni questo progetto sarà considerato un'occasione presa e non persa? Non lo so. Io dico solo che qui ho sentito dei giudizi, no? Per me la piazza deve essere svolta la lizza, qui deve essere fatto il palio, qui deve essere fatto. Io dico, sentiamo i cittadini, perché non abbiamo fatto una fase in cui i cittadini potevano giudicare, proporre e migliorare questo piano. La mia critica è fondamentalmente questa. Cioè, questa è un'occasione unica, la piazza del mercato ce n'è una sola, poi finiti i spazi liberi a Bastia, centrali ce ne sono più pochissime, anzi quasi per niente, quindi questa è un'occasione da condividere con i cittadini. Poi ho anche delle proposte, perché non sono solo critiche, ma le farò quando parlerò della mia osservazione. Grazie consigliere Rossignoli, ci sono altri interventi? Consigliere Borgarelli, prego. Allora, volevo dire che siamo tutti favorevoli al recupero delle aree, quelle dismesse, ex zone industriali o ex mattatoio, come in questa occasione. Siamo contenti quando le ditte riescono a portare a termine i loro lavori, perché sono soddisfatti i clienti, sono soddisfatti gli operatori e sono tutti soddisfatti. In questo caso noi non contestiamo, non diciamo siamo contrari al recupero dell'area. Ci sono cose che non ci piacciono, e la prima cosa, diciamo, che salta all'occhio è il muro che separa via 4 novembre dalla piazza del mercato o campo del mercato. Perché, diciamo, quel muro, se costruito in quel modo, compromette lo spazio, compromette, diciamo, la destinazione a cui quel campo era stato destinato. Quel campo era stato destinato ai grandi eventi. La fiera che si svolgeva in quel campo era un grande evento.
Quindi io sono favorevole, diciamo, a prevedere per un futuro un grande evento lì che è il Palio, che potrebbe essere il Palio. Tant'è che il priore di Bastia, il 30 aprile 1840, nel giorno 9 dell'imminente mese di maggio, dopo la festa del glorioso arcangelo San Michele, speciale patrono di questa terra, avrà qui luogo la consueta fiera di merci, bestiami, con i soliti privilegi, come alla bolla del Papa Pio VI in data 7 dicembre 1793. Quindi sono 230 anni che in questa piazza si svolgono grandi eventi, in questo campo. E vabbè, qui ci risulta questa qui. Non c'è cortesia. Era il campo dove si è fatta la fiera, è questo qui. Vabbè, comunque successivamente gli eventi sono stati fatti qui. Quindi questa piazza, o questo campo, o piazza come la vogliamo chiamare, noi non capiamo neanche quale funzione ha, perché diminuisce i posti auto. Non abbiamo capito se qui si svolgeranno i futuri mercati, quindi lo chiedo all'assessore Fratellini dove prevede i futuri mercati. E non è neanche un giardino, perché il frazionamento, diciamo, delle aree verdi, dell'area verde, insomma i pezzettini di area verde, sono insufficienti a considerarlo un giardino. Grazie. Grazie consigliere Borgarelli. Se non ci sono altri interventi, do la parola all'assessore Fratellini per la replica. Sì, grazie Presidente, ma io spero che il consigliere Renzini possa ascoltare o casomai rivedrà la registrazione, ma come in altre occasioni si è espressa in maniera errata. Questa adozione è la seconda versione, non la terza. Forse ha le idee un po' confuse dal fatto di essere capogruppo di Bastia Popolare e di prendere posizioni in continuazione difformi da quelle del gruppo. Questo è un problema politico e invito il gruppo di cui faccio parte ad affrontare questo tema, perché non è possibile che un capogruppo per la quarta volta su 5 consigli comunali assuma una posizione difforme dai consiglieri comunali che rappresenta. Quindi io invito il gruppo di Bastia Popolare a fare chiarezza al proprio interno se i consiglieri devono avere un atteggiamento diverso dal capogruppo o se è il capogruppo che ha un atteggiamento diverso dal gruppo. Quindi, siccome io mi sento un assessore di Bastia Popolare, voglio sapere se il gruppo consiliare e chi lo rappresenta condivide il lavoro che fa l'assessore o non lo condivide. È una questione di opinioni che io rispetto, però io chiedo al gruppo e chiedo alla maggioranza chiarezza in questo senso. Dopo questa parentesi entro nel merito delle cose che ho sentito e mi sia consentito di affermare che purtroppo, forse all'inesperienza, ma io ho sentito dire delle castronerie. Perché la piazza non sparisce, la piazza la facciamo, signori. La piazza oggi non c'è. La piazza la facciamo con questo piano, che io ritengo un ottimo piano. Dati i tempi che stiamo vivendo, è un ottimo piano. I volumi non sono aumentati, consigliere Renzini, sono stati trasformati. Il 10% di volumi di cui lei parla sono diventati commercio, ma sono stati tolti dalla residenza. E mi fa specie che lei è un libero professionista. Silenzio, non può replicare, allora, per cortesia. Sto molto calmo. Grazie. Lei faccia quello che vuole, consigliere. Lei intanto deve rispettare quest'aula. Lei deve rispettare quest'aula. Io sto parlando nell'ambito del mio intervento. Non ho interrotto nessuno e prego anche lei di attenersi a questo. Allora,
Lei non può dire che esce e poi sta dentro. Se sta dentro, allora, sì, va bene. Allora, però lei deve rispettare quest'aula, che è un'aula che rappresenta un'istituzione. E quindi ognuno parla quando ha la parola che gliela dà il Presidente. Va bene? Allora, io ritengo che i volumi, non ritengo, è la verità, non sono aumentati, sono stati trasformati. E dicevo, mi fa specie che un libero professionista si ponga il problema di preoccuparsi per ciò che un imprenditore ha intenzione di fare, come se l'imprenditore fosse un imbecille, perché qui tutti stiamo pensando, tutti coloro che dicono ma tutto sto commercio, ma tutta questa residenza, ma che la facciamo a fare? Ma chi la fa? La fa un imprenditore che decide di rischiare del suo e che vuol far sviluppare la città in un certo modo, ma perché ha una proprietà, è proprietario di quei luoghi e di quei volumi. E io condivido il discorso di Rossignoli che dice sentiamo i cittadini, ma se Rossignoli ristruttura la sua casa sente i cittadini? Cioè c'è un modo di condividere, di portare a conoscenza quello che si vuol fare, ma quando uno è nell'ambito del rispetto delle regole, e sottolineo che questo piano non è in variante al PRG, perché è stato detto anche questo piano non è in variante al piano regolatore, quindi le previsioni urbanistiche sono quelle che stanno lì da tanti anni, anzi sono meno di quelle che c'erano e delle ipotesi che sono state fatte. L'edificio su via 4 Novembre rovina una piazza? Ma vi rendete conto di quanto spazio rimane all'interno di quel luogo? È esattamente il doppio della larghezza di Piazza Massini, forse due volte e mezzo. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma vi volete rendere conto quando guardate qualcosa o parlate di un progetto o no? Ma si può dire che un edificio che occupa 500 metri quadri in pianta distrugge una piazza? Ma la crea la piazza, perché come ha detto il consigliere Postati, se un luogo non è circondato dagli edifici non è una piazza. Piazza Mazzini la chiamiamo, è una piazza perché intorno è contorneata da edifici. La piazza del Palio di Siena è una piazza perché è racchiusa all'interno dagli edifici. Questo noi stiamo facendo. E l'intervento che viene fatto sulla piazza, sulla proprietà pubblica, è assolutamente marginale rispetto alla totalità dell'intervento. Il danno dal punto di vista storico. Ma quale danno? Ma noi lo stiamo valorizzando il mattatoio. Lo stiamo restituendo alla città dopo 40 anni. Dopo che la storia di Bastia ha fatto la sua fortuna sull'allevamento del bestiame, sul commercio del bestiame, in questa città siamo stati capaci di fare la sagra della porchetta con i maiali di Amadori. Ma di che storia vogliamo parlare? Che da una parte vogliamo rivangare il passato e dire che la nostra storia, la nostra funzione, la nostra piazza era la piazza del mercato dove si vendevano le bestie. Ma dove si vendevano le bestie, ma c'erano anche le bestie che si allevavano a Bastia. Oggi, secondo me, per qualcuno non andrebbero allevate neanche le galline. Allora, la storia la recuperiamo consegnando alla città un pezzo di storia, che è il mattatoio. Mattatoio che dopo che è stato dismesso in Piazza del Mercato, e anzi qui, questo io esprimo una mia opinione, quella zona non si chiamerà più Piazza Togliatti. Noi la creeremo come Piazza del Mercato, perché quando sarà realizzata diventerà Piazza del Mercato. Non parlate di Piazza del Mercato. Quella lì adesso si chiama Piazza Togliatti. E solo avergli messo un nome, quando in realtà non è una piazza, ma è un campo, da parte dei compagni, è stata una mancanza di rispetto nei confronti del compagno Togliatti. Perché secondo me gli andava intitolata qualcosa di più importante, non un campo adibito a parcheggio. Dicevo, il piano è un piano di qualità
i commercianti. Vi anticipo un passaggio dell'osservazione dei commercianti, perché qui dice: ma che dicono i commercianti? Che dicono di questo commercio, di questa esplosione del commercio? Ma qui non esplode niente, l'esplosione c'era, ve lo faccio vedere io dove c'era, su questo piano. Questo è un piano approvato negli anni 90, c'erano due torri da 23 metri, l'intera piazza era occupata dagli edifici. Guardate, per me era bello anche questo, io non dico di no, ma il PD mi dice che mai un'amministrazione aveva occupato lo spazio della piazza con gli edifici. E io lì la piazza non la vedo più, scusate. Allora, se vedete la prima parte, questa qui è via 4 novembre, qui ci resta la riproposizione di questo verde, quindi l'attuale progettista l'ha copiato da Natalini, questa è la proposta di Natalini del 2007, va bene? In questa proposta, e ve la faccio anche vedere meglio, questa era un'altra versione, perché non ci siamo, vedo qui Paolo Ansideri, questo progetto venne presentato in piazza Mazzini da Lombardi, in una serata di Oikos, e dovremmo averci anche il filmato, perché io le cose, ancora l'arterosclerosi non mi ha dato addosso, forse lo farà tra poco. Ma quindi questa era la versione che l'amministrazione Lombardi, no l'amministrazione di 40 anni fa, non l'amministrazione che ha deciso di portare l'unico mattatoio dell'Umbria che era inutile e che stava prima in Piazza del Mercato, poi dove sta l'Umbria Fiere, era un mattatoio inutile, qualcuno, non faccio il nome, era un ferroviere, ha favorito lo spostamento a Ponte San Giovanni e oggi quel mattatoio è in perdita. Quindi ha strappato le radici di una cultura bastiola per portarla da un'altra parte e oggi a noi si viene a dire che non abbiamo a cuore la storia quando andiamo a recuperare in realtà quel mattatoio che è 40 anni che è stato lasciato abbandonato e che abbiamo ripulito in questi giorni perché era diventata una cosa indecente. Allora andiamo avanti, questo è il confronto tra il piano attuale e il piano, la proposta Natalini. Quale dei due è più invasivo sulla piazza? Allora, di che cosa stiamo parlando? Ma noi abbiamo migliorato questo piano. Noi abbiamo lasciato la possibilità, ammesso che ci sia la volontà di fare la Liz in Piazza del Mercato, con la nostra versione, ma tutto. Ammesso che ci sia la volontà di fare il palio da un'altra parte, non in Piazza Mazzini, e io ribadisco, ammesso che ci sia la volontà, è possibile farlo. Nella versione attuale del progetto di Piazza del Mercato è ancora possibile farlo. Dicevo, che cosa dicono i commercianti? I commercianti nella loro osservazione, perché anche loro hanno fatto un'osservazione e poi la illustrerò, ma intanto vi cito queste due righe. Dopo un attento esame della proposta progettale adottata, riteniamo condivisibile la soluzione di impianto urbanistico, anche in considerazione della posizione strategica dell'area di intervento, coincidente con l'ingresso principale della città che da troppo tempo aspetta una sistemazione adeguata. Questo dicono i commercianti, che è 40 anni che aspettano che la città abbia un ingresso dignitoso, un ingresso che sia un ingresso di una città votata al commercio, che ha negozi di qualità, e quindi anche lì ci verranno negozi di qualità, ma sono negozi che erano previsti dal piano regolatore. Non ce lo possiamo dimenticare questo. Non possiamo dimenticare che se avessimo potuto fare la precedente versione del piano, che prevedeva i 600 metri al primo piano dell'edificio costruito sulla piazza, il Comune non avrebbe avuto i danari per acquistare la biblioteca e non avrebbe avuto la possibilità di farla. Quindi io credo che su altri argomenti ci andrò quando
parleremo delle altre osservazioni. Per Possati è chiaro, noi parliamo di biblioteca, ma quello che noi andremo a dire è che lo studio che viene fatto, l'implementazione della relazione geologica, serve a dare la possibilità di prevedere servizi pubblici ad alto affollamento. Quindi, che poi ci sia scritto che è biblioteca, ma se invece della biblioteca ci si fa un'altra cosa, non è assolutamente un problema. Ricordo poi che proprio per alla fine cingere la piazza in un certo modo, c'è ancora la possibilità, cioè i volumi non sono stati utilizzati tutti quanti, ci sono ancora oltre 3.000 metri cubi di volumi a servizi pubblici che rimangono in capo all'amministrazione. Quindi qualora ci fosse la necessità di utilizzarli, si fa un progetto e si utilizzano, si costruisce un altro ufficio. Sì. No, io ho concluso, quindi per questi motivi chiedo che l'osservazione venga respinta. Grazie, assessore. Chiedo la parola per fatto personale e le spiego le motivazioni come da articolo 50 del regolamento. Costituisce fatto personale sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o d'opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. E le spiego quali sono le tre dichiarazioni che non sono vere e che io vorrei precisare, perché tra l'altro è stata lesa non solo la mia immagine politica ma soprattutto quella professionale, perché l'assessore, avete sentito tutti, ha detto mi meraviglio che una persona che fa la parola, poi lo dici, mi spiega, no? E se lei gentilmente me lo concede, ci sono tre cose che io non ho detto, come ha riportato l'assessore Fratellini, e che siccome voglio tutelare la mia immagine professionale, perché ci tengo almeno quella, non toglietemi almeno quella, quindi devo necessariamente...